Ragazzi, ci siamo, DJI Air 3S. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Beh, ci siamo, è da tanto che si fa attendere, o perlomeno è da tanto che ci sono in giro foto leaks rubate qua e là. Sto parlando del DJI Air 3S, finalmente c'è la data, 15 di ottobre. Ovviamente la DJI non scrive che è il DJI Air 3S. È trapelata questa immagine dal solito Igor Bogdanov, questo profilo Twitter di questo leaker che dal nome dovrebbe essere russo, negli ultimi 2 anni ci sta accompagnando e ha mandato proprio questa immagine, oggi l'ha twittata. In realtà non si chiama più neanche Twitter, siamo passati a X. Fa parte dell'universo Elon Musk. Tutto scritto in cinese, ora 21, ma la data quella si capisce bene, 15 ottobre 2024, quindi ci siamo davvero. Le due finestrelle indicano proprio la doppia camera di questo drone, come il suo fratellino, il DJI Air 3, uscito ormai da più di un anno. Vi avevo portato un video bellissimo al ghiacciaio Fellaria, ve lo lascio qua, andatevelo a vedere. Avevo fatto anche le riprese HLG, perché il vantaggio di questo drone è anche il profilo colore HLG. C'è anche il Mini 4 Pro, ma sull'Air 3 è un altro livello. Il primo drone che ha inserito l'HLG della DJI è proprio uno della serie Air, ed è questo, ragazzi, l'Air 2S, un drone ancora fantastico che quest'anno è riuscito ad ottenere la marcatura di classe C1. Anche l'Air 3S che esce come l'Air 3 avrà la marcatura di classe C1, tanta roba, perché vola anche in scenario urbano, occasionalmente su persone non informate. Serve il patentino A1-A3 per pilotare questo drone, però sotto categoria A1 dell'Open, tanta roba. Volete sapere tutto sul regolamento? Partecipate al mio corso, il prossimo è l'8 di ottobre, trovate il link in descrizione per iscrivervi, c'è ancora qualche posto. Ma torniamo a questo drone, diciamo che si mette un po' a metà strada tra gli inoffensivi, il Mini 4 Pro e la serie Mini in generale, e quello che sono i droni più professionali di DJI, perlomeno a livello consumer. Quindi il Mavic 3 Classic e il Mavic 3 Pro. E sappiamo che sta bollendo in pentola in DJI il Mavic 4 con una camera rivoluzionaria. Guardate questa foto, un corpo camera totalmente ripensato su un gimbal che sembra poter ruotare di 360 gradi, motori anche più grandi. Staremo a vedere, quello sarà un drone eccezionale, ragazzi, soprattutto rivoluzionario, credo che esca nel 2025. Quindi noi parliamo dell'Air 3, che comunque è un fantastico drone. Vi ho detto, l'avete visto anche dalla copertina del video, data ma anche prezzi, sempre spoilerati nei giorni scorsi. 931 euro, ovviamente ci va aggiunta l'IVA, quindi si va sui 1100 euro per la versione con l'RCN3, la classica tavoletta, nella sua ultima versione, quella che abbiamo visto col NIO, è anche una versione più economica. 1166 euro, e credo che anche qui vada messa sopra l'IVA, per la versione Flymore Combo con l'RCN3, ma borsa probabilmente, e 3 batterie e caricatore multiplo. E poi la Flymore Combo con RC2, quello col monitor integrato, lo stesso che abbiamo col Mini 4 Pro con le 2 antenne esterne, in totale sono 4, a 1331 euro, quindi finiremo a 1549 credo, per la versione, ripeto, che io consiglio, 3 batterie, anche se qui avremo un tempo di volo importante, più di 40 minuti, ma soprattutto DJI RC2, che serve, perché la tavoletta la sconsiglio sempre perché dobbiamo andare a utilizzare il nostro smartphone. Il problema di utilizzare uno smartphone, o lo utilizzate dedicato o rischiate sempre che il sistema operativo, soprattutto gli Android, vadano in conflitto con dei nuovi aggiornamenti con la DJI Fly App. DJI RC2 tutta la vita, e poi monitor integrato 700 nit, si vede comunque bene, sempre pronto all'uso, dura molto la carica totale della batteria, ve lo consiglio. Ovviamente il 15 di ottobre io non avrò in mano questo drone, ma vi lascerò il link per acquistarlo, link dalla quale potrete anche aiutare il mio canale, quindi mi raccomando, seguite i miei social, soprattutto Telegram, dove pubblico tutte le offerte che trovo sul web e le seleziono personalmente il 15 di ottobre. Sapevamo che mancava pochissimo, perché settimana scorsa
nel database della FCC americana, la Federal Communication Commission, è apparso proprio il DJI Air 3S, questo nuovo prodotto della casa di Shenzhen. Il drone avrà ben 6 antenne e poi il 3S trasmetterà con una velocità maggiore grazie alla possibilità di allargare la banda fino a 80 MHz. L'Air 3 si ferma a 40. Quindi ragazzi, da un punto di vista di trasmissione, ancora un passo in avanti, sarà il drone migliore ad oggi della DJI in termini di trasmissione. Vi ricordo anche che dall'anno scorso, proprio dall'Air 3, abbiamo anche la terza banda di frequenza, la 5.2, concessa in Europa, che è specifica per i droni. In che modo abbiamo le potenze del segnale castrate rispetto alle regioni FCC. Questa nuova banda 5.2, su cui la DJI ha deciso di mettere il ritorno video, quindi il segnale video, può arrivare fino a 200 milliwatt, e questo permette ai nuovi droni, anche restando nella legalità, volando in CMOD, di non avere nessun tipo di problema di segnale anche in scenario urbano. Ovviamente sappiamo che noi abbiamo il volo VLOS, quindi al di là che questi droni hanno capacità fino a 5, 6, 7 km, chi se ne frega, noi dobbiamo volare con il drone a vista. Per quanto riguarda tempo di volo, vi ho detto più di 40 minuti, le batterie le vediamo sul database dell'FCC, sono leggermente migliorate, quindi ci potrebbe stare la compatibilità delle batterie col modello precedente. Per quanto riguarda l'Air 2S rispetto all'Air 2, beh, le batterie potevano essere riutilizzate, tant'è vero che avevo preso il drone solo una batteria dell'Air 2S, perché ho ancora l'Air 2 e avevo 3 batterie, per un totale alla fine di 4 con 2 droni, tanta roba. Probabilmente sul web c'è qualche articolo legato a qualche notizia sul DJI Air 3S in merito alla camera, io questo non lo so. Per portare un vero aggiornamento rispetto alla camera precedente, ragazzi, bisogna passare il sensore da un pollice, un po' come quello che aveva l'Air 2S. Invece il sensore precedente è simile a quello del Mini 4 Pro, anche se sono due in realtà, con due camere, di cui una è 3x, quindi ci permette di avvicinarci di più le cose, una cosa comoda. Vi ricordo che la serie Mavic 3 Pro ha addirittura una terza camera 7x, però due camere similari nella versione Air 3 a 0,78 pollici. Serve una lente più grande, più luminosa, per migliorare la qualità e avvicinarsi alla serie Mavic 3, che ha il sensore ad oggi 1,3 pollici, con la camera tra l'altro Hasselblad e un sistema di gestione colori assurda. Continuerà a esserci questa differenza, non potrà avere immagini credo migliori il 3S rispetto alla serie Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Cine, però stiamo a vedere. Il sensore è DJI, la camera è DJI, non è Hasselblad, e ripeto, mi aspetto magari una gran figata, due sensori da un pollice, stiamo a vedere. Comunque il design della camera sembra più aerodinamico rispetto alla versione precedente. Per il resto, vabbè, la novità più grande visivamente è questo sensore centrale, potrebbe essere, per quanto riguarda la parte frontale, un sensore LiDAR che va in sistema ridondanza con le camere a gestire gli ostacoli frontali, che poi sono quelli che anche in fase di RTH hanno più probabilità di essere incontrati. Le camere visive vanno a fare un match delle immagini e individuano così gli ostacoli, ma vanno in difficoltà con condizioni di luce scarsa o con comunque fili sottili. Invece le camere LiDAR vanno in difficoltà anche loro con i fili sottili, i rametti, ma riescono a lavorare anche di notte. Sarebbe una grande iniezione di tecnologia per un drone della serie consumer. E la serie Air è stata rivoluzionaria se andiamo a vedere il trend di questi anni, a partire dall'Air 1 che aveva un design fantastico. Però mi fermo qua perché voglio sentire cosa ne pensate voi di questo drone. Sono tantissimi quelli che sono legati come me alla serie Air, per cui non vedo l'ora che arrivi il 15 ottobre, ma voi scrivetemi cosa ne pensate in merito, cosa ne pensate soprattutto sui prezzi e cosa vorreste che avesse questo drone, a partire da quello che vi ho detto. Io vorrei che avesse due sensori da un pollice per entrambe le camere, così avremo davvero immagini più di qualità da poter matchare assieme. Il vantaggio dell'Air 3 è che le camere sono proprio uguali e noi possiamo fare video anche con zoom andando ad abbinare le riprese senza differenza. È quello che mi aspetto e voglio sapere cosa vi aspettate voi. Iscrivetevi al canale, condividete il video, io vi do appuntamento a domani credo, perché ho il video del DJI
Neo nel boschetto. Dovete assolutamente guardare cosa ha fatto DJI Neo nel boschetto in confronto con l'Hover Air X1. Hover Air X1 che tra l'altro a breve verrà affiancato dal Pro e il Pro Max. Stanno iniziando le spedizioni, per cui ne vedremo delle belle. Noi ci vediamo domani, ragazzi. Ciao!